Buongiorno e benvenuti a questo secondo incontro con la redazione della tecnica della scuola sugli esami di Stato. Questo incontro fa seguito ad uno precedente che ha trattato della nuova formula degli esami di Stato 2018-19. Oggi ci soffermeremo sui quadri di riferimento e le griglie di valutazione dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Come sappiamo, il decreto del MIUR, il numero 769 del 26 novembre 2018, ha dato i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. Il MIUR, con una nota del 26 novembre 2018, ha trasmesso questo decreto ministeriale con il quale appunto sono stati adottati i quadri di riferimento per la redazione, lo svolgimento delle prove e le griglie di valutazione. La nota MIUR precisa che facendo riferimento al decreto legislativo 62-2017, nel rispetto delle indicazioni nazionali e delle linee guida, sono stati definiti i quadri di riferimento e anche sono state predisposte le griglie di valutazione. E tutto questo per uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame. Quindi per la prima volta quest'anno le griglie di valutazione saranno appunto uguali per tutto il territorio nazionale. I quadri di riferimento sono coerenti con le indicazioni nazionali e le linee guida e fanno riferimento a ciascun percorso di studio. Definiscono le competenze attese in esito al percorso stesso e quindi sottese alle prove d'esame, declinate per i licei in obiettivi specifici di apprendimento e per gli istituti tecnici e professionali in risultati di apprendimento. I quadri di riferimento hanno la funzione di sistematizzare l'impianto disciplinare e chiariscono i criteri e gli obiettivi in base ai quali saranno costruite le prove d'esame. Quindi i quadri di riferimento forniscono delle indicazioni che riguardano le caratteristiche e la struttura delle prove d'esame, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi delle prove e infine la valutazione delle prove stesse. I quadri di riferimento sono stati elaborati per i licei, quindi per tutti i percorsi, gli indirizzi, le opzioni e le sezioni. Gli istituti tecnici, anch'essi per tutti gli indirizzi e le loro curvature, articolazioni, le opzioni del settore economico e del settore tecnologico. E per quanto riguarda gli istituti professionali, tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore servizi e del settore industria e artigianato. E per i codici d'esame di Stato che comportano prove specifiche e differenziate, le cosiddette curvature, appunto, si è provveduto ad elaborare un quadro specifico da inserire nel quadro relativo all'articolazione o all'opzione di riferimento, una tabella relativa alla disciplina o alle discipline che sono appunto oggetto d'esame. Quindi le griglie di valutazione della prima prova scritta sono strutturate su indicatori generali che si riferiscono a tutte le tipologie testuali, su indicatori specifici di cui tener conto nell'attribuzione del punteggio per le diverse tipologie. Si riferiscono alla valutazione complessiva dell'elaborato, senza distinzione tra le parti che possano caratterizzare la struttura o la tipologia della prova. Ma andiamo nel dettaglio con la prima prova, l'esame di Stato. Noi, come sappiamo, il quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova per tutti i percorsi e gli indirizzi dell'istruzione liceale, tecnica e professionale sono la tipologia A, la tipologia B e la tipologia C. La tipologia A, riguarda l'analisi e l'interpretazione di un testo letterario italiano, la tipologia B, l'analisi e la produzione di un testo argomentativo, la tipologia C, la riflessione critica di carattere espositivo argomentativo. Su tematiche di attualità. Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 62-2017, uno dei decreti attuativi della legge 107-2015, e per dare modo anche ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce, due per la tipologia A,
3 per la tipologia B e 2 per la tipologia C. E chiaramente per quanto riguarda la struttura delle tracce, la tipologia A riguarderà l'analisi e l'interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall'Unità d'Italia ad oggi, per la tipologia B l'analisi e la produzione di un testo argomentativo e per la tipologia C la riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità. Per quanto riguarda i nuclei tematici fondamentali, i testi proposti, le problematiche contenute nelle tracce, le tematiche trattate, potranno essere collegate per tutte le tre tipologie agli ambiti previsti appunto all'articolo 17 del decreto legislativo 62/2017 e quindi potranno fare riferimento all'ambito artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli obiettivi della prima prova dell'insegnamento dell'italiano riflettono una duplice esigenza espressa dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per l'istruzione tecnica e professionale. E gli obiettivi della prima prova riguardano da una parte la padronanza della lingua italiana, dall'altra parte la padronanza della letteratura italiana. Per quanto riguarda la padronanza della lingua italiana, si chiede al candidato di padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti. Per quanto riguarda la padronanza della letteratura italiana, di raggiungere un'adeguata competenza sull'evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità a oggi. Per quanto riguarda la padronanza della lingua italiana, si fa riferimento alle competenze di base per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, quindi la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente e coeso, sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e dominio lessicale adeguato, da saggiare anche attraverso la competenza passiva a partire da un testo dato. Per quanto riguarda le competenze specifiche, si terrà conto delle caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al taglio del discorso con cui esso viene presentato. Per la padronanza della letteratura italiana, nell'analisi di un testo letterario si terrà conto della comprensione degli snodi testuali e dei significati e della capacità di interpretare e far parlare il testo oltre il suo significato letterale. Il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio. Nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace che vada oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale. Quindi sarà valutata la capacità di comprendere un testo, di riconoscere gli snodi argomentativi, di individuare la tesi sostenuta e gli argomenti a favore o contrari, di riconoscere la struttura del testo. Il candidato successivamente deve produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite durante il suo percorso di studi. Quindi la necessità è quella di affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente, mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso degli studi o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede quindi di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza. Ci sono gli indicatori generali per la valutazione degli elaborati. L'indicatore 1 riguarda l'ideazione, la pianificazione e l'organizzazione del testo, la coesione e la coerenza testuale. L'indicatore 2, la ricchezza e la padronanza lessicale e la correttezza grammaticale, quindi riferimento all'ortografia, alla morfologia, alla sintassi, quindi l'uso corretto ed efficace della punteggiatura. L'indicatore 3 fa riferimento all'ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali, all'espressione dei giudizi critici e alle valutazioni personali. Abbiamo anche gli indicatori specifici per le singole tipologie di prove, quindi per la tipologia A, il rispetto dei vincoli posti nella consegna.
la capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici, la puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica, se richiesta, l'interpretazione corretta e articolata del testo. Per la tipologia B, l'individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. La capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti, la correttezza e la congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. Per la tipologia C, la pertinenza del testo rispetto alla traccia e la coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. Lo sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione, la correttezza e l'articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione, quindi divisione per 5 più l'arrotondamento. Andiamo alla seconda prova scritta dell'esame di Stato. E iniziamo dai licei per continuare con gli istituti tecnici e infine con gli istituti professionali. E quindi vediamo il quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato al liceo artistico. E quindi vediamo quali sono le caratteristiche della prova d'esame. La prova consiste nell'elaborazione di un progetto relativo allo specifico indirizzo del liceo artistico, che tiene conto della dimensione ideativa e laboratoriale delle discipline coinvolte. Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione all'analisi del tema relativo allo specifico indirizzo. Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicato: schizzi preliminari e bozzetti, restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto, realizzazione di modello prototipo di una parte significativa del progetto, relazione illustrativa e ogni candidato inoltre ha la facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite facendo emergere le attitudini personali nell'autonomia creativa. La prova ha la massima durata di 3 giorni per un totale di 6 ore al giorno. È chiaro che il liceo artistico poi ha al suo interno anche tanti altri sottoindirizzi. La griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi fa riferimento alla correttezza dell'iter progettuale, alla pertinenza e alla coerenza con la traccia, alla padronanza degli strumenti, delle tecniche, dei materiali, all'autonomia, all'originalità della proposta progettuale degli elaborate, alla incisività espressiva. Chiaramente poi la griglia di valutazione avrà, come dire, degli indicatori specifici per ogni curvatura che il liceo artistico ha. Il liceo classico, come quadro di riferimento per la seconda prova scritta, ha una prima parte e una seconda parte. Nella prima parte si fa riferimento alla traduzione di un testo in lingua latina o in lingua greca, e quindi la comprensione, la resa, e il testo sarà proposto in prosa, tratto dagli autori proposti nelle indicazioni nazionali che definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento del liceo classico. Il brano, la cui lunghezza sarà contenuta entro le 10-12 righe, rappresenterà un testo di senso unitario e compiuto. Sarà corredato di un titolo, di una breve contestualizzazione, che contiene informazioni sull'opera da cui è tratto il brano e sulle circostanze della sua redazione. Sarà inoltre corredato di parti che precedono e seguono il testo proposto in traduzione italiana o nella lingua in cui si svolge l'insegnamento. Il pretesto e il posttesto permetteranno di inquadrare il significato del brano in una dimensione testuale più ampia, allo scopo appunto di favorirne la comprensione. La seconda parte è la risposta a 3 quesiti che il candidato deve dare relativi alla comprensione e all'interpretazione del brano, all'analisi linguistica e stilistica ed eventualmente retorica, all'approfondimento e alla riflessione personale.
I quesiti saranno tre e prevederanno risposte aperte. Nella consegna si dovrà indicare il limite massimo di estensione nella misura indicativa di 10-12 righe di foglio protocollo. Nel caso in cui la scelta del decreto ministeriale emanato annualmente ricada sull'individuazione di entrambe le discipline caratterizzanti l'indirizzo classico, appunto il latino e il greco, le due parti della traccia saranno articolate in una prima parte che consiste nella traduzione di un testo da una delle due lingue. Il testo sarà della tipologia prevista dal punto 1 e avrà la lunghezza che terrà conto della diversa articolazione della prova. Di una seconda parte in cui al candidato verrà proposto un testo nell'altra lingua, quella che non è oggetto di traduzione, con una traduzione a fronte in italiano o nella lingua in cui si svolge l'insegnamento. Questo secondo testo sarà di contenuto confrontabile per rinvii, collegamenti, analogie con quello proposto per lo svolgimento della prima parte, cioè alla traduzione. Su entrambi i testi proposti e sulle possibili comparazioni critiche fra essi verranno formulati i tre quesiti proposti dal precedente punto 2, ai quali si dovrà dare risposta secondo quanto indicato sopra. La durata della seconda prova del liceo classico è di 6 ore. La griglia di valutazione riguarda la comprensione del significato globale e puntuale del testo, l'individuazione delle strutture morfosintattiche, la comprensione del lessico specifico, la ricodificazione e resa nella lingua d'arrivo, la pertinenza delle risposte alle domande in apparato. Liceo coreutico. L'impianto della seconda prova tiene conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale connessa al tipo di percorso di studi delle sezioni coreutiche dei licei musicali e coreutici, finalizzata all'accertamento delle abilità interpretative, artistiche, personali e critiche, frutto delle conoscenze acquisite nel percorso formativo attraverso gli studi a carattere tecnico, teorico e storico della danza, essa prevede un'articolazione in due parti. La prima, l'esibizione collettiva della durata massima di 2 ore, in cui tutti i candidati sono coinvolti in un'esecuzione riguardante ambiti e contenuti della sezione danza classica e della sezione danza contemporanea. La relazione accompagnatoria scritta della durata massima di 4 ore, redatta da ciascun candidato sulla base dell'analisi stilistica degli elementi tecnici dell'esibizione, distinti per sezione danza classica e sezione danza contemporanea, e svolta con riferimenti alla storia della danza. E una seconda parte che si svolge il giorno successivo o in 2 o più giorni e consiste in un'esibizione individuale della durata massima di 10 minuti per ciascun candidato, e prevede per la sezione danza classica una variazione dal repertorio adattata dal docente sulla base delle capacità tecnico-espressive della candidata o del candidato, ovvero una creazione coreografica eventualmente estemporanea per la sezione danza contemporanea. Anche qui la griglia di valutazione è fondata da una parte sull'esibizione collettiva e sull'esibizione individuale e dall'altra parte sulla relazione accompagnatoria scritta vista punto per punto. Liceo linguistico. Il liceo linguistico alla prova del liceo linguistico è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La prova si articola in due parti. La prima è la comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario,
Complessivamente di 1.000 parole con uno scarto del 10% in più o in meno, con risposte a 15 domande aperte e o chiuse, e il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un testo poetico. E poi l'altra parte è quella della produzione di due testi scritti. Uno di tipo argomentativo e l'altro di tipo narrativo o descrittivo, può essere un saggio, un articolo, la recensione, la relazione e così via, ciascuno della lunghezza di circa 300 parole. La durata della prova va da 4 a 6 ore. Anche qui la griglia di valutazione fa riferimento alla comprensione e all'interpretazione del testo. E poi alla produzione scritta con l'aderenza alla traccia e l'organizzazione del testo e la correttezza linguistica. Andiamo al liceo musicale, alla seconda prova del liceo musicale. La prova d'esame è articolata in due parti. La prima ha carattere analitico, compositivo, progettuale, la seconda di tipo performativo. La prima parte della prova è finalizzata alla verifica. Per quanto riguarda la teoria, l'analisi e composizione, di competenze analitiche e compositive con riferimento ai diversi tipi di linguaggio e poetiche musicali studiati durante il percorso liceale. Per quanto riguarda le tecnologie musicali, di competenze progettuali e compositive con preciso riferimento all'uso delle tecnologie sonore in dominio elettroacustico, elettronico e digitale, con possibilità di prevedere diverse modalità di interazione tra suono e altre forme espressive, che possono essere gestuali, visive e testuali. La prova può contemplare quattro tipologie di consegne: analisi di una composizione o di una parte significativa di essa, tratta dalla letteratura musicale del XX secolo, la composizione originale di un brano tratto dalla letteratura secondo una delle seguenti modalità: armonizzazione di un basso dato con modulazioni ai toni vicini, realizzazione dell'accompagnamento e dell'armonizzazione di una melodia data, la realizzazione e la descrizione di un progetto musicale sviluppato in ambiente digitale, che possa prevedere anche l'interazione con altre forme espressive, gestuali, visive e testuali, la progettazione e la sintetica descrizione tecnica di una realizzazione di un'applicazione musicale o multimediale per la produzione e il trattamento del suono in un ambiente di programmazione contenente la parte di sintesi, di equalizzazione e di spazializzazione. La prova ha la durata di un giorno per un massimo di 6 ore. La seconda parte invece ha carattere performativo, si svolge a partire dal giorno successivo, consiste nel dimostrare, mediante il proprio strumento, il canto, le competenze esecutivo-interpretative che si sono acquisite nel percorso di 5 anni di studi. La durata massima della prova è di 20 minuti per ciascun candidato su un programma coerente con il proprio percorso di studi. Anche qui la griglia di valutazione fa riferimento all'ambito teorico-concettuale, all'ambito analitico-descrittivo, all'ambito poietico-compositivo e all'ambito performativo-strumentale. E per quanto riguarda l'ambito analitico-descrittivo, abbiamo un massimo di 8 punti. Per quanto riguarda l'ambito poietico-compositivo, per quanto riguarda l'ambito performativo-strumentale, un massimo di 8 punti e prima per l'ambito teorico-concettuale un massimo di 4 punti, per un totale appunto di 20 punti. Passiamo al liceo delle scienze umane. La disciplina caratterizzante questo percorso di studio sono le scienze umane, quindi l'antropologia, la pedagogia, la sociologia. La prova consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: l'ambito antropologico, l'ambito pedagogico con riferimento
ad autori particolarmente significativi del Novecento l'ambito sociologico, con riferimento a problemi o a concetti fondamentali. La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento e l'articolazione del discorso fornirà informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di concetti, il riferimento ad autori e teorie in chiave interpretativa, descrittiva, valutativa. La prova ha la durata da 4 a 6 ore. E la griglia di valutazione farà riferimento a degli aspetti molto precisi che riguardano quelli del conoscere le categorie concettuali, appunto, delle scienze umane, nel comprendere il contenuto e il significato delle informazioni fornite dalla traccia, nell'interpretare in maniera coerente ed essenziale le informazioni apprese e dell'argomentare effettuando collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane. Le scienze umane con l'opzione economico-sociale ha una seconda prova che consiste nella trattazione di problemi, concetti o temi della disciplina, ovvero nell'analisi di particolari casi o situazioni sociali, giuridiche ed economiche. Entrambe le tipologie possono essere proposte al candidato anche con l'ausilio di dati qualitativi e quantitativi, come ad esempio grafici, tabelle, articoli di giornale e riviste specialistiche. La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento. Nel caso in cui la scelta del decreto ministeriale ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta sia per la prima parte sia per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano di accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal PECUP dell'indirizzo delle indicazioni nazionali. La durata della prova, anche qui, è da 4 a 6 ore. Le discipline caratterizzanti questo percorso di studio sono le scienze umane, e quindi la sociologia, la metodologia della ricerca, e il diritto e l'economia politica. Quindi la griglia di valutazione farà riferimento, come abbiamo visto per le scienze umane, su aspetti specifici che riguardano il conoscere, il comprendere, l'interpretare, l'argomentare. Andiamo al liceo scientifico e quindi alle sezioni ad indirizzo sportivo del liceo scientifico e quindi alla disciplina matematica. La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte. È finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base e in particolare la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici attraverso l'uso del ragionamento logico. I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o a momenti storici della matematica. La prova ha la durata da 4 a 6 ore. E quindi qui le griglie di valutazione fanno riferimento alle categorie del comprendere, dell'individuare, dello sviluppare il processo risolutivo e dell'argomentare. Per quanto riguarda ancora il liceo scientifico con la disciplina fisica, la prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte. È finalizzata ad accertare l'acquisizione dei concetti e dei metodi della fisica con riferimento ai nuclei tematici fondamentali che connettono verticalmente gli argomenti trattati nel percorso di studio. In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo scientifico e la capacità di argomentare di argomentazione fisica attraverso l'uso di ipotesi, analogie e leggi fisiche.
La prova potrà contenere riferimenti ai testi classici o momenti storici significativi della fisica. Anche qui la prova va da 4 a 6 ore. La griglia di valutazione fa riferimento a categorie quali quelle dell'analizzare, sviluppare il processo risolutivo, interpretare criticamente i dati, argomentare. Per quanto riguarda il liceo scientifico opzione scienze applicate con la disciplina matematica, la prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte. È finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, anche qui in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti alle vigenti indicazioni nazionali per l'intero percorso di studio del liceo scientifico. I problemi potranno avere un carattere astratto e applicativo, contenere anche riferimenti a testi classici o storici significativi della matematica. E quindi la durata della prova anche qui varia da 4 a 6 ore. E anche qui, per quanto riguarda la griglia di valutazione, si fa riferimento al comprendere, all'individuare, allo sviluppare il processo risolutivo e all'argomentare. Per quanto riguarda anche qui il liceo scientifico, opzione scienze applicate, fisica, la prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte. È finalizzata ad accertare l'acquisizione dei concetti e dei metodi della fisica con riferimento ai nuclei tematici fondamentali che connettono verticalmente gli argomenti trattati nel percorso di studio, sempre in relazione chiaramente alle indicazioni nazionali per il liceo scientifico. E la prova mira a rilevare la comprensione, la padronanza del metodo scientifico e la capacità di argomentazione fisica attraverso l'uso di ipotesi, analogie e leggi fisiche. La prova potrà contenere riferimenti a testi classici o momenti storici significativi della fisica. Anche qui la prova ha la durata da 4 a 6 ore e la griglia di valutazione fa riferimento ad analizzare, sviluppare il processo risolutivo, interpretare criticamente i dati, argomentare. Abbiamo finito con i licei e adesso iniziamo con la trattazione della seconda prova negli istituti tecnici. Gli istituti tecnici, come sappiamo, hanno due settori, il settore tecnologico e il settore economico. Il settore tecnologico ha a sua volta anche dei sottosettori che sono la meccanica, la meccatronica e l'energia, che al suo interno ha anche delle articolazioni che sono la meccanica, la meccatronica e l'energia. Trasporto e logistica, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, grafica e comunicazione, chimica, materiale, biotecnologie, sistema moda, agraria, agroalimentare, agroindustria, costruzione, ambiente e territorio. Per il settore economico abbiamo amministrazione, finanza e marketing, sempre con le articolazioni, e turismo. Quindi qui è chiaro che ogni settore ha, come dire, le sue prove d'esami, ma all'interno di ogni settore vi sono poi le articolazioni e ogni articolazione ha una sua griglia particolare di valutazione curvata proprio per quell'articolazione. Quindi gli istituti tecnici, la prova degli istituti tecnici prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e una seconda parte con una serie di quesiti tra i quali il candidato potrà scegliere. Potranno essere coinvolte più discipline. Quindi iniziamo col settore tecnologico e quindi con il primo, diciamo, settore che fa parte del settore tecnologico che è meccanica, meccatronica ed energia. La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito meccanico-energetico e richiede al candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di ideazione, progettazione e dimensionamento di componenti, di macchine, di impianti idraulici ed energetici, di individuazione
di soluzione a problematiche legate al risparmio energetico. Per l'articolazione energia, la prova consiste nella realizzazione di uno studio o analisi che tipicamente capita di affrontare nell'ambito tecnico-meccanico-energetico. La griglia di valutazione, diciamo così, generale, perché poi, ripeto, possono esserci anche piccole modifiche nei punteggi, anche a seconda della curvatura appunto dell'articolazione di questo settore, riguarda la padronanza delle conoscenze disciplinari, delle competenze tecnico-professionali, la completezza nello svolgimento della traccia, la coerenza, la correttezza dei risultati degli elaborati, la capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro. Sempre nel settore tecnologico abbiamo l'altro appunto settore che riguarda i trasporti e la logistica. Qui la prova fa riferimento a situazioni operative in ambito meccanico o tecnologico gestionale e richiede al candidato attività di analisi tecnologico-tecniche di scelta, di decisione su processi produttivi, di azione, progettazione e dimensionamento di componenti, di macchine e di impianti, di individuazione di soluzioni e problematiche legate all'indirizzo. Le domande variano a seconda dell'articolazione dell'opzione e la durata va dalle 6 alle 8 ore. Anche qui la griglia di valutazione fa riferimento alla padronanza delle conoscenze disciplinari, delle competenze tecnico-professionali, alla completezza dello svolgimento della traccia, coerenza e correttezza, alla capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni. L'altro settore che fa parte appunto del macro settore tecnologico è l'elettronica e l'elettrotecnica. La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di individuazione di soluzioni a problematiche organizzative e gestionali. La prova dura dalle 6 alle 8 ore e la griglia di valutazione fa riferimento alla padronanza delle conoscenze disciplinari, delle competenze tecnico-professionali, alla completezza, coerenza e correttezza della traccia, alla capacità di argomentare, collegare e sintetizzare. Settore tecnologico, informatica e telecomunicazioni, la prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico-professionale e richiede al candidato di individuare le problematiche tecnologiche-organizzative coinvolte nel caso presentato e di proporre soluzioni progettuali che potranno articolarsi in analisi, confronto, scelta, dimensionamento, sviluppo e implementazione, ottimizzazione, diagnostica, documentazione. Per l'articolazione informatica, la prova consiste nella proposizione di un caso professionale attraverso situazioni, problema, dati, documenti. La griglia di valutazione fa riferimento alla padronanza delle conoscenze disciplinari e tecnico-professionali, alla completezza nello svolgimento della traccia, la coerenza, la correttezza, la capacità di argomentare, collegare e sintetizzare. Per quanto riguarda sempre il settore tecnologico, grafica e comunicazione, la prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto aziendale e richiede al candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione, realizzazione di prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e gestionali. La prova dura, come negli altri casi, dalle 6 alle 8 ore. Per quanto riguarda la griglia di valutazione, la padronanza si fa riferimento alla padronanza delle conoscenze disciplinari e tecnico-professionali, alla completezza nello svolgimento della traccia, alla coerenza e alla correttezza, la capacità di argomentare, collegare e sintetizzare.
Sempre per il settore tecnologico, per quanto riguarda chimica, materiale e biotecnologie, la prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto tecnico-professionale e richiede al candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti, individuazione di soluzioni a problematiche organizzative e gestionali. La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati devono svolgere, una seconda parte invece costituita da quesiti tra i quali il candidato potrà scegliere. Anche qui la prova dura da 6 a 8 ore. La griglia di valutazione fa riferimento sempre alla padronanza delle conoscenze disciplinari e tecnico-professionali e sempre per quanto riguarda poi la completezza, la pertinenza, lo svolgimento della traccia, la coerenza, la correttezza dei risultati e la capacità di argomentare, collegare e sintetizzare. Per quanto riguarda il sistema moda, la prova fa riferimento a situazioni operative tipiche di un contesto aziendale e richiede al candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione, realizzazione di prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche organizzative e gestionali. Per l'articolazione calzature e moda si ha una prova scritto-grafica su casi pratici di ideazione e progettazione di un prodotto di calzatura moda. Anche qui la prova può durare da 6 a 8 ore e anche qui la griglia di valutazione fa riferimento alle conoscenze disciplinari, alle competenze tecnico-professionali, alla completezza nello svolgimento della traccia, alla qualità nella presentazione dell'elaborato, la precisione, l'ordine, l'utilizzo della corretta terminologia e alla capacità di argomentare, collegare e sintetizzare. Sempre per il settore tecnologico, per quanto riguarda agraria, agroalimentare o agroindustria, la prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale. Richiederà al candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, scelta, decisione su processi produttivi, ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, individuazione di soluzioni problematiche organizzative e gestionali. La struttura della prova potrà cambiare in base all'articolazione di riferimento, ma la durata sarà sempre da 6 a 8 ore. E per quanto riguarda la griglia di valutazione, il riferimento è sempre alla padronanza delle conoscenze disciplinari tecnico-professionali, alla completezza nello svolgimento della traccia e alla capacità di argomentare, collegare e sintetizzare. Sempre nel settore tecnologico, per quanto riguarda costruzioni, ambiente e territorio, la prova fa riferimento a situazioni operative professionali in ambito edilizio e territoriale e nel caso dell'articolazione geotecnica, le competenze valutate saranno invece geologiche, cartografiche e progettuali, edilizie e territoriali nel caso dell'articolazione legno. La prova ha la durata sempre, di 6-8 ore e gli indicatori della valutazione faranno riferimento alle conoscenze disciplinari e tecnico-professionali, alla completezza nello svolgimento della traccia e alla capacità di argomentare, collegare e sintetizzare. Ancora per il settore economico abbiamo amministrazione, finanza e marketing e la prova farà riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiederà al candidato attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, produzione di documenti aziendali. La prova avrà la durata di 6-8 ore e varierà sulla base dell'articolazione. La griglia di valutazione con le curvature poi particolari che potranno esserci, come abbiamo detto più volte, farà riferimento alla padronanza delle conoscenze disciplinari e tecnico-professionali, alla completezza nello svolgimento della traccia, coerenza e correttezza dei risultati degli elaborati tecnici prodotti e alla capacità di argomentare, collegare e sintetizzare.
Per quanto riguarda il settore economico, vediamo per quanto riguarda il settore turismo, la prova fa riferimento alla gestione aziendale e al complesso fenomeno del turismo, dalla promozione del Made in Italy alla globalizzazione dei flussi, alla costruzione di nuovi modelli di fruizione del turismo. Anche qui la prova avrà la durata di 6-8 ore. La griglia di valutazione farà riferimento alla padronanza e alle conoscenze disciplinari e tecnico-professionali, alla completezza nello svolgimento della traccia, alla capacità di argomentare, collegare e sintetizzare. Andiamo agli istituti professionali. Gli istituti professionali, che gli esami di Stato saranno secondo anche, diciamo così, la struttura che oggi hanno, ma sappiamo che a partire dalle prime classi invece gli istituti professionali saranno appunto completamente riformati, come vedremo appunto nell'ultima slide di questa presentazione. Quindi, per quanto riguarda la seconda prova, gli esami di Stato, gli istituti professionali faranno riferimento al settore servizi, al settore industria e artigianato. Il settore servizi è articolato in quattro indirizzi: servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi sociosanitari, servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, servizi commerciali. Per quanto riguarda il settore industria e artigianato, abbiamo due indirizzi: le produzioni industriali e artigianali e la manutenzione e assistenza tecnica. La seconda prova degli istituti professionali sarà composta da due parti. La prima sarà definita a livello nazionale. La seconda parte invece sarà predisposta dalla commissione d'esame. Questo comporterà che ogni classe avrà una seconda prova diversa, in parte elaborata dal MIUR e in parte realizzata internamente, in modo da adeguare la prova alla preparazione specifica degli studenti di ogni indirizzo. Le linee guida per la composizione della seconda parte tengono conto della specificità dell'offerta formativa di ogni indirizzo di studio degli istituti professionali. Il MIUR ha predisposto una serie di griglie di valutazione per ciascun indirizzo di studio. La prima parte della seconda prova comprende l'analisi e i problemi tecnici relativi a materie prime, materiali e dispositivi del settore di riferimento, diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, impianti e attrezzature, organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e ambientale, individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o industriale, individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti o anche di servizi. La seconda parte della seconda prova è elaborata dalla commissione d'esame in funzione, come dicevamo prima, dell'offerta formativa dell'istituto. La durata della prova può oscillare tra le 6 e le 8 ore, ma potrebbe essere svolta anche in 2 giorni. La griglia di valutazione riguarderà, diciamo in linea generale, la padronanza delle conoscenze disciplinari, la padronanza delle competenze professionali specifiche, la completezza nello svolgimento della traccia, la capacità di argomentazione, di fare collegamenti, capacità di sintesi, di usare un linguaggio adeguato. Andiamo adesso, nello specifico al settore servizi, servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. La prova fa riferimento a situazioni operative, pratico, laboratoriali della filiera e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. La prova ha per oggetto una delle seguenti tipologie: definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, anche sulla base di documenti, tabelle e dati. L'analisi e la soluzione di problematiche della propria area professionale, quindi un caso aziendale, l'individuazione e la predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un servizio, l'individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi. E
Gli indicatori riguardano la padronanza delle conoscenze disciplinari, delle competenze professionali specifiche di ogni indirizzo, la completezza nello svolgimento della traccia e la capacità di argomentare, collegare e sintetizzare. Andiamo sempre nel settore servizi e ai servizi sociosanitari. La prova, che deve verificare le competenze previste dal profilo di indirizzo, fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei servizi. La prova può venire strutturata secondo una delle seguenti tipologie: definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, anche sulla base di documenti, tabelle e dati. L'analisi e la soluzione di problematiche della propria area professionale, l'individuazione e la predisposizione delle fasi per la realizzazione di un servizio. Anche qui la griglia di valutazione fa riferimento alla padronanza delle conoscenze disciplinari, alla padronanza delle competenze professionali di ciascun indirizzo, alla completezza nello svolgimento della traccia e alla capacità di argomentare, collegare e sintetizzare. Per quanto riguarda sempre per il settore servizi, servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, la prova richiede al candidato la capacità di analisi, di scelta e di soluzione nell'esame delle dinamiche e delle tendenze di sviluppo dell'enogastronomia e del turismo, ma anche il conseguimento di competenze professionali nell'elaborazione dei prodotti e nella gestione dei processi e dei servizi. Pertanto, la prova predisposta avrà delle tipologie ben precise: A, B, C, tipologia A, definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, con riferimento ai risultati di apprendimento espressi in termini di competenze anche sulla base di documenti, tabelle e dati. La tipologia B, analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo che riguarda l'area professionale, quindi il caso aziendale. E tipologia C, l'elaborazione di un progetto finalizzato all'innovazione della filiera di produzione e o alla promozione del settore professionale. La griglia di valutazione fa riferimento alla comprensione del testo introduttivo della tematica proposta o della consegna operativa, alla padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali della disciplina o delle discipline, alla padronanza delle competenze tecnico-professionali e alla capacità di argomentare, collegare, sintetizzare. Per quanto riguarda i servizi commerciali, la prova fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi dei servizi. La prova ha per oggetto o la definizione, l'analisi e l'elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati, o l'analisi e la soluzione di problematiche della propria area professionale, quindi il caso aziendale, o l'individuazione e la predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o di un servizio, o l'individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi. Anche qui la prova può durare dalle 6 alle 8 ore. Sempre per i settori servizi, servizi commerciali, l'indicatore può essere la griglia di valutazione, fa riferimento alla conoscenza dei nuclei fondanti della disciplina, all'individuazione della giusta strategia risolutiva, con particolare riferimento al corretto uso delle metodologie e delle tecniche professionali specifiche dell'indirizzo, alla completezza dello svolgimento nel rispetto dei vincoli, dei parametri della traccia e quindi di eventuali relazioni interdisciplinari, alla correttezza nel linguaggio e nell'argomentazione. Per quanto riguarda il settore industria e artigianato, le produzioni industriali e artigianate, la prova per questo settore fa riferimento a situazioni operative,
professionalmente rilevanti nell'ambito della filiera artigianale di interesse e richiede al candidato analisi, attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. Per quanto riguarda la griglia di valutazione, qui si fa riferimento alla padronanza delle conoscenze disciplinari, alla padronanza delle competenze tecnico-professionali, alla completezza nello svolgimento della traccia e alla capacità di argomentare, collegare e sintetizzare. Per quanto riguarda settore industria, artigianato, manutenzione e assistenza tecnica, la prova fa riferimento a situazioni operative professionalmente rilevanti nell'ambito della filiera di interesse e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. La prova può consistere in una delle seguenti tipologie: A, analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore di riferimento; B, diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento, inefficienza di macchine, impianti e attrezzature; C, organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e ambientale; D, individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o industriale. Le tipologie, sempre indicate, possono essere anche integrate tra di loro. Per quanto riguarda gli indicatori, qui vediamo che il riferimento è alla padronanza delle conoscenze disciplinari e tecnico-professionali, alla completezza nello svolgimento della traccia e alla capacità di argomentare, collegare e sintetizzare. E infine, concludiamo con una slide che ci fa vedere i nuovi indirizzi di studio degli istituti professionali ai sensi del decreto legislativo 61-2017, uno dei decreti attuativi appunto della legge 107-2015 e del decreto interministeriale 24 maggio 2018 numero 92, che è il regolamento che recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale. Questi nuovi indirizzi di studio sono entrati in vigore dall'11 agosto 2018 e quindi a partire dalle classi prime in questo anno scolastico 2018-19, e riguardano agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, pesca commerciale e produzioni ittiche, industria artigianato per il Made in Italy, produzioni industriali e artigianali, manutenzione e assistenza tecnica, gestione delle acque e risanamento ambientale, servizi commerciali, enogastronomia e ospitalità alberghiera, servizi culturali dello spettacolo, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, servizi sociosanitari, arti ausiliarie delle professioni sanitarie odontotecnico e arti ausiliarie delle professioni sanitarie ottico. Bene, con questa slide abbiamo concluso e quindi vi saluto e auguro a tutti buon lavoro.